Il Real Giugiarova incassa la terza sconfitta in quattro gare di campionato e lascia l'intera posta alla San Giustese, che ritrova dunque la vittoria in casa che mancava alla squadra di Senigallesi dal 2-0 al Castelfidardo del 21 ottobre. Dario Bolzan sceglie De Fabritis al rientro e Ferrini centrale in difesa, Balducci, Lenart in mediana e davanti Tozzi Borsoi dal primo minuto con Napolano a sinistra e Torelli a supporto. Va in panchina Di Paolo, reduce da una settimana con la febbre. Nella San Giustese che tira davanti insieme ad Argento con Cerone a supporto e Pezzotti ad operare sulla sinistra. Al Comunale di Monte San Giusto arbitra Sergio Palmieri di Conegliano Veneto. Cronaca, parte cercando la circolazione di palla e il palleggio, il Giugiarova che si fa vedere al settimo, cross di Napolano, testa di Tozzi Borsoi, la palla finisce alta sulla traversa. Al primo affondo la San Giustese passa in vantaggio, Argento appoggia per Cerone che scarica a sinistra per Pezzotti, il cross in mezzo trova ancora Argento libero in aria, sulla conclusione ci mette il piede Cerone e fa 1-0. La reazione giallorossa è timida e poco incisiva, la San Giustese controlla e potrebbe raddoppiare al 28esimo in contropiede, Pezzotti mette palla da sinistra che Dira di prima intenzione anticipa col sinistro, palla sul fondo. Il raddoppio arriva due minuti dopo, 30esimo dalla difesa, rilancia Sciba che Dira scambia facile con Cerone, entra in aria, controlla, batte con il destro e la San Giustese va sul 2-0, tutto troppo facile. È Romano Tozzi Borsoi a tentare di scuotere i suoi, 37esimo si libera in aria, cross morbido per la testa di Napolano che però trova solo una deviazione debole che non crea problemi a Chiodini. All'inizio del secondo tempo Bolzan mette dentro Di Paolo al posto di Gori, ma a riempire il tabellino della gara sono ancora i locali. Quarto minuto, ci prova Pezzotti direttamente su calcio di punizione, palla di poco fuori alla destra di Pagliarini. Minuto 6, ancora San Giustese protagonista, azione a sinistra manovrata, palla per Pezzotti, Sant'Agata sulla corsa, deviazione in corner provvidenziale di Ferrini. Decimo, che Dira trova lo scarico per Cerone dal limite dell'area, dribbling, tiro e parata di Pagliarini, poi arriva Carta col destro e palla fuori. All'undicesimo si rivede il Giugiarova, Di Paolo controlla dal limite, destro a giro, palla ancora fuori di pochissimo. Due minuti dopo ci prova Napolano al volo in aria, Chiodini para in due tempi. Al 24esimo il Giugiarova resta in 10, secondo giallo per Ferrini, già ammonito e partita che si fa sempre più in salita. La San Giustese controlla il 2-0, ma il Real Giugiarova prova a tornare in partita. Alla mezz'ora ancora Napolano prova col destro in corsa dentro l'area, ribatte Chiodini, poi arriva Barlafante col sinistro, conclusione deviata e solo corner per i giallorossi. Nel finale di gara potrebbe arrotondare la San Giustese, 41esimo, De Reggi dal limite, va col sinistro a giro, Pagliarini si distende ed evita altri guai. Finisce dunque 2-0, San Giustese saldamente al quarto posto in classifica. Per il Real Giugiarova un'altra gara da dimenticare in fretta.